oggi più che mai è necessaria una chiara, significativa politica industriale nazionale in piena sintonia con quello che noi reclamiamo all'Unione Europea, cioè una politica industriale europea per garantire sin dall'autonomia strategica nel campo energetico, abbiamo capito tutto cosa ciò significhi, l'autonomia strategica nelle materie minime critiche e la propria indipendenza per quanto riguarda la transizione ecologica e la transizione digitale all'economia cinese. È assolutamente necessario farlo con una chiara politica industriale italiana ed europea che sia simile a quella che gli Stati Uniti hanno messo in campo nell'arco di pochi mesi, con risorse importanti. Gli Stati Uniti hanno investito quasi 2.000 miliardi di dollari e noi chiediamo che insieme alla revisione del PNRR, delle Power EU, per indirizzare le risorse già stanziate su progetti concreti e realizzabili in poco tempo che devono servire a stimolare, a sollecitare l'economia produttiva del nostro Paese, sia necessario anche creare un fondo sovrano europeo proprio per garantire l'autonomia strategica del continente per l'approvvigionamento di materie prime.